misure di prevenzione quando io sono arrivata, a parte dicevo che erano di meno, gli amministratori erano 35. Quando io sono arrivata, dopo un anno erano 115. Quando me ne sono andata erano 115, 113, una cosa di questo genere. Io ho portato questo librettino perché il dottore Bonaccorso ricorderà, perché veniva nella mia stanza, era pubblico ministero, tutti noi giudici avevamo una scatoletta dove c'erano tutti i bigliettini dei vari amministratori che si proponevano, che venivano proposti. Io stranamente ritrovati, perché ho levato tutto quando me ne sono andata, e l'altro giorno li ho trovati. Su ogni bigliettino, per quasi tutti, c'è scritto chi me li ha segnalati. Perché venire e dire io vorrei fare misure di prevenzione da parte di un dottore o un avvocato, evidentemente non può bastare. C'erano vari colleghi che potevano essere Fabrizio La Cascia, Guarnotta, poi che so. Altri che so, Dagati, e poi per esempio una cosa che trovo qua stranissima, cioè il dottore Carmelo Provenzano me lo segnala il dottore Sant'Angelo, perché io lo scrivo, c'è Fabio Licata, c'è Tona, cioè ci sono tutti, perché erano persone di cui io mi fidavo. Ci sono anche avvocati, perché c'erano per esempio altri amministratori che dicevano: sai, questo l'ho avuto per coadiutore e mi sono trovato bene. Allora io dicevo: vediamo, gli diamo qualche cosa piccola. Però dicevo a tutti, appunto, questo tema del DEMS, che dovevano qualificarsi.